Cioè, a me è piaciuto un botto perché secondo me è proprio un gesto d'amore verso il cinema da parte di Nolan. Riesce ad entrare in sintonia a percepire il dolore di entrambi i personaggi. Pausa cinema oggi con il film più bello di Christopher Nolan. Già iniziamo la È un azzardo, è un azzardo. The Prestige, secondo me, è il più bel film di Nolan. Anche Meglio di Shane. secondo Oh, me. Anche secondo me. Sì. Lo sapevo. Lo facciamo accompagnati da un gustosissimo e appetitosissimo gelato proprio oggi, che sono tornati in 15 gradi e la Un tisana. programma Bravo, realista. questo Oh, aspetta, iscriviti al canale e lascia un like, ragazzi, anche un commento se vuoi. Partiamo dal fatto che cast enorme. Christopher Bale, Jackman, Christian Bale, poi Michael c'era Caine, Michael Caine, ma poi poi c'è anche c'era Scarlett Scarlett Johansson. Johansson, che un poco presente, no? Non Sì, era fa un piccolo una ruolo, fa un pazza, piccolo più o ruolo. meno, dai. Fa proprio la Un cazzo, è valletta. tantissimo gelato Il valletta. Oh, grazie. Che servizio, ma si fa bene i comunque. Arriva, gelati. no? Potete far gelato, dai. Madonna, fai paura. Che poi i due protagonisti hanno lavorato insieme a due veri prestigiatori, cioè Ah, ci sta, magari per entrare per le mani, come tenere le mani. E poi ha detto Christian Bale che lui è uscito dal set, da tutto quanto, che lui non sa mai niente. Perché non ricordo il nome del prestigiatore, che il suo maestro, diciamo. fatto sparire la memoria. No, più che altro ha detto gli insegnava l'inizio del trucco e la fine, perché era troppo geloso delle sue magie, Ah, dei certo. suoi trucchi. Quindi E lui non quindi, riusciva a fare un trucco all'inizio alla no, fine. lui praticamente ha detto: non sa fare nemmeno un trucco. Dopo che ha fatto un film capolavoro, comunque, un film che parla di due prestigiatori, che ti tiene attaccato davanti allo schermo dall'inizio fino alla fine, è assurdo, cioè. Ma infatti io sono contento di parlare di questo film perché secondo me, cioè allora io l'ho visto in quel periodo in cui Nolan era il top regista. Quando in età adolescenziale tutti noi abbiamo adorato Il Cavaliere Oscuro e tutta la saga di Batman. Stava bello in hype. Poi c'è stato Inception, c'è stato Interstellar, quindi è stato tutto un periodo dove Nolan era considerato dalla massa. Cosa? Stellar. Ah, tu l'hai visto dopo, prima, perché The Prestige 2006. Sì, nel senso The Prestige l'ho Poco visto fa. dopo. Ah, Cioè, nel senso ok. l'ho visto in streaming ormai, nel 2006, insomma, era impossibile che andavo al cinema a vedere Anche perché siamo The entrambi 97, Prestige. Eh sì, nel quindi. 2006 mi ricordo che sono andato a vedere Pirati dei Caraibi, Vabbè, ci sta. cosa di cui si potrebbe parlare. Non è male, infatti. Io non l'ho visto mai, sai? Ti Veramente? giuro, non ho visto mai nessun Pirati dei Caraibi. Aia! Solo uno, ma in televisione, così, mezzo mezzo. Sai che tipo io sono fissato con Pirati dei Caraibi. Vabbè, insomma, quando ho visto The Prestige, mi ricordo che il film dura tipo 2 ore e mezza e io lo iniziai a vedere tipo alle 11 di sera, Madonna, cioè, quindi davvero tardi. tardissimo. E ero un po' scettico perché dico, boh, cioè inizio Russo, però. per dormendamme. No, non sapevo se sarei riuscito a vederlo tutto perché non mi piace spezzare i film. Invece mi ha tenuto incollato dall'inizio alla fine Ma perché assurdo, quando cioè, non lo c'è. capisco. Io personalmente, quando ci stanno queste tematiche tra, diciamo, tra il fantasy e la realtà, perché alla fine la magia è sempre, anche se per quanto può essere trucco di prestigio realistico, è sempre fantasia, no? Però c'è sempre una piccola cosa cioè, c'è il fantasy nel film, Sì, vero è fantasy, vero, il vero però fantasy. fantasy sensato, carino, che poi Sì, un fantasy scientifico, è il diciamo. creatore di quel fantasy nel film, e cazzo è David Bowie, cioè, Sì, è David figata, Bowie. figata. Sì, fighissimo. E un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo da parte di Nolan è, cioè, il fatto per cui io reputo il suo miglior film questo, perché secondo me qui lui è riuscito a mettere insieme le sue più grandi passioni, che sono proprio il cinema e la tecnica cinematografica, cioè ovvero il cinema stesso è magia. Cioè tu attraverso il cinema inganni lo spettatore continuamente, perché ogni scena è girata come tu non la vedi realmente, perché una scena girata in una macchina in realtà magari è girata in un box costruito in una sala di pose, l'attore che vedi di spalle magari non è lui, è una comparsa, cioè è pieno di trucchi di illusione, Che e io sta dopo cosa due penso è quello lì. fighissima. Cioè a me è piaciuto un botto perché secondo me è proprio un gesto d'amore verso il cinema da parte di Nolan, è proprio
non credo riuscirà a fare un film che mi piacerà più di più, perché rappresenta proprio sia il cinema sia Nolan, perché Nolan in ogni film cerca sempre il colpo di scena, la magia, il trucco per dare il colpo di scena finale allo spettatore, quindi proprio come un illusionista, tutti i plot twist, esatto, cose del genere. Un'altra tematica fighissima del film, un personaggio che in realtà, un secondario che penso molto spesso quando penso a The Prestige, è la ragazza barra moglie, non so se si sposa, forse sì, moglie di Christian Bale. Una storia d'amore sottilissima ma fortissima, perché per tutto il film vediamo questa donna che appunto a volte non va d'accordo con Christian Bale, a volte gli dice oggi non mi ami, oggi mi ami, oggi non bellissimo, mi ami. Bellissimo, cioè quella cosa lì è assurda, anche perché non voglio dittando perché potrei far spoiler, però vabbè, anche quello 2006 lì, anche, cioè. Esatto, anche quello lì è un personaggio che in maniera molto sottile ti svela già il trucco, perché forse è proprio lei la prima che capisce e quindi poi non riesce a accettare la realtà. Tu dici che capisce, ma non ha capito niente. L'unico che capisce è il King, ovviamente, è... Non lo so. Alfred. Non lo so. Non ricordo mai il nome. Michael Caine. Beh, anzi, devo ricordarmelo, perché una visione del film lì non basta. Io l'ho visto due volte. Almeno minimo due, quello lì serve. Ah, io l'ho visto due all'anno. Volte. La seconda visione... La vedi con punto di vista diverso. Allora, sì, però... Però di molti più dettagli fai, ah, cazzo, qui però... Mi sa che l'ho visto pure due volte, sai? Allora, a me la cosa mi è saltata all'occhio alla seconda visione è il fatto... È stato più il montaggio, cioè non il fatto che sai il trucco e quindi stai sempre lì a dire ah ok, magari qui si capiva, ok c'è questo, quella cosa lì onestamente non me la ricordo, cioè secondo me mi ha ingannato anche la seconda volta, però la cosa che non... Ma io ci ho arrivato la prima, a fine film... Cosa? L'avevo captato che era... Ah ok, cioè, quello è molto soggettivo. L'avevo captato. Dice, ma può essere questo qui, però non è che... Magari ti fai un'idea. Io onestamente sono uno che mentre guardo il film proprio non ragiono proprio. Se inizio a fare dei ragionamenti, sì, li stoppo, perché vuol dire che mi sto scollegata dal film. Cioè non devo essere più intelligente del film, devo semplicemente capire come me lo farà capire lui. Solo quello, perché potrebbe anche finire senza dirmi niente, come in altri film di Nolan, Inception, dove appunto finisce e ti lascia la domanda. Allora lì ok, è fatto apposta, ma io non è che durante stai il film... Pensando, certo, okay. Certo, vero. E la seconda volta che l'ho visto mi è saltato più all'occhio il montaggio, che in realtà c'ha un montaggio non cronologico. No. Inizia in un punto e poi torniamo alla fine, tempo. Poi all'inizio. E poi è tutto raccontato tramite le memorie, gli appunti di... Sì, non mi ricordo il nome del protagonista, com'è? Oh. Alfred Borden, Christian Bale. Che si dice Alfred per sì, forza, sì, ma è perché... A mente me lo ricordavo lineare, cioè che iniziava con l'incidente della ragazza, eccetera, sì. Poi la faida tra i due, lui che si innamora. Me lo ricordavo lineare, invece... insomma, ovviamente ho scoperto, mi ha ricordato che è montato in maniera anche molto sfalsata, quindi particolare. La cosa bella di The Prestige è che tu riesci a entrare in sintonia, non in sintonia, però riesci a percepire il dolore di entrambi i personaggi. Cioè riesci a entrare in empatia con entrambi i personaggi, sia con Hugh Jackman che con Christian Bale. Cioè in un modo poi, cioè tu guardi uno e dici cavolo, però questo ha ragione, cioè cavolo, questo attore ha anche ragione. Poi quando è bello la faida tra loro due, cioè è troppo bello. Eh sì, perché mette poi al centro di tutto l'ossessione, per, sì, l'ossessione per essere il migliore, quindi però, è un film sull'ossessione. Oddio, per essere il migliore, nemmeno troppo, perché uno si sentiva un po' inferiore all'altro, Christian Bale si sentiva un po' inferiore a Hugh Jackman. Beh, però Hugh Jackman che c'ha il complesso di inferiorità. Quando ha scoperto che quell'altro aveva quel trucco che appariva e scompariva. Esatto. Da quando l'ha scoperto, voleva, anche perché lui aveva il beef con lui, perché pensava che avesse ucciso la moglie. Quindi c'era anche una sorta di odio verso di lui, quindi voleva vederlo fallì, più che invidia, era più speranza che falliva. I due personaggi sono tipo...
Christian Bale rappresenta la passione per la magia. Sì, l'altro invece la passione Jackman, per il successo. Esatto, la passione per il successo. Poi vedi proprio Christian Bale che quando bello quando mi ricordo la scena che quando lui chiede il trucco come fai e lui dice entro una porta e esco dall'altra. Perché è vero, fondamentalmente. Sì. Cioè, poi veramente anche questa cosa della passione e il successo, cioè tocca tante tematiche, cioè anche sta cosa qui, passione e successo, non è un po' un parallelismo che c'è anche nel cinema, cioè quando uno fa cinema è un po' una divisione tra passione e successo, cioè tu non... difficile far cinema senza successo, ma è difficile far cinema anche senza passione. Non lo so, io dalla prima volta che l'ho visto ci ho visto un sacco di parallelismi proprio con il cinema, quindi per questo lo reputo così grande come film, perché boh, perché non c'ha un difetto, non so se trovate Respect un difetto. Respect the Prestige, sì, bravo the Prestige, Nolan, top film, King. Se non l'avete visto, guardatelo, dovrebbe stare su Netflix per forza, cioè se è il miglior film di Nolan dovete guardarlo per forza. Credo che il film più apprezzato dalla massa Interstellar. Penso tutti quanti ci sta. Ci vediamo al prossimo episodio di Pausa Cinema. Lasciateci il vostro commento su The Prestige. Io non riesco il gelato e sono lento.